Buongiorno, ciao Giorgia, saluta, non stare là dietro così che metti solo inquietudine. Aspetta che poi non si vede nulla, come sei bello, Gira, non ci grande. Ma vorrei. abbiamo anche Gwenda, guarda, sta là dietro. No, vabbè, oggi siamo due gemelline di treccine, di lunghezze praticamente diverse. Comunque, stamattina vi diamo così il benvenuto in questo vlog che sto girando prima di partire, quindi oggi mi aiuterete anche a fare la valigia e insomma cose. E Giorgia è qui perché praticamente stavamo editando insieme il video che abbiamo fatto che voi avete già visto. O forse no, non avrete ancora già visto, comunque uscirà poi a breve. Ed è questo video qui, che adesso si è appena salvato fortunatamente, cioè quello dove Giorgia mi trucca. Quindi poi rimanete connessi per vedere il tutto. E nel mentre stiamo ascoltando la canzone del momento. Vai Giorgia, canta insieme a noi. Che tra l'altro in tantissime mi avete aiutato a capire perché l'avevo già sentita. Ve l'ho fatta sentire nei preferiti. E proprio per questo, visto che stavamo sentendo questa canzone, io e Giorgia ci siamo messe su Badoo, che è l'applicazione di cui vi ho parlato anche l'altra volta. Questa qui. Adesso poi vi faccio vedere bene. Che ha aggiunto una nuova funzione per scoprire i social delle persone famose. Quindi ci siamo messe a spulciare un po'. Questa è l'applicazione. E una volta aperta, per andare nella funzione, basta cliccare qua sul mappamondo. E come vedete c'è la funzione social. C'è una cosa troppo figa. Potete sia scoprire i vostri, ma soprattutto, se andiamo a caricare l'immagine di Demi, che appunto cantava prima, potete scoprire un sacco di sosie, cioè raga, ma un sacco di persone che le somigliano. Come esempio, guardate questa ragazza, è troppo simile. Oppure questa che è davvero identica, cioè fanno impressione. Vedete, poi potete condividere con le varie funzioni. C'è una cosa impressionante, questa nuova funzione io mi ci chiudo tutti i giorni. Quindi se anche voi volete provare questa funzione, dovete assolutamente scaricare Badoo, vi metto tutti i link qua sotto. Cioè, è troppo una figata. Sapete quanto vado matta per queste cose. E quindi adesso appunto stavo qui al PC a finire le ultime cose prima di partire appunto. Settimana prossima starò in Puglia, non farò il vlog perché mi voglio prendere una settimana tra virgolette di ferie da YouTube, non dai social in generale, perché comunque se mi seguite su Instagram sicuramente qualcosa lì metterò, però ecco, devo ancora preparare tutto. Invece di andare in macchina andiamo col treno, per la prima volta andiamo in Puglia col treno e sono ben 5 ore. Io devo almeno scaricarmi come minimo, dico come minimo, 3-4 film su Netflix. Quindi naturalmente io me li scarico sull'iPad, quindi accendo l'iPad e mi aiutate a scaricare qualche film, così magari ve ne consiglio anche un po' che ho adocchiato su Netflix. Cose che ho già fatto stamattina e che ho già spuntato dalla lista sono cambiare la gabbietta ai topini perché era sporchissima. E quindi l'ho naturalmente prima di partire ho dovuto cambiare. I trucchi, bene o male, li ho già pronti perché mi ero tenuta il beauty case che ero portata in Grecia. Devo ricordarmi solamente di portare questo, il Trocid che sto utilizzando appunto per la muffetta sull'unghia. Tra l'altro, stamattina mi sono scordata di metterlo, quindi cacchio, devo metterlo. Ok. Ho appena rimediato, vedete questa patina lucida. E adesso appunto andiamo su Netflix e vediamo perché l'altra volta che appunto sono andata in Grecia mi ero già scaricata qualche film, però non mi ricordo quale ho visto poi alla fine. Però è una cosa comodissima, soprattutto appunto per viaggiare tante ore. Fortunatamente, ecco, per quanto riguarda il treno c'è la presa, quindi se si scarica l'iPad lo posso attaccare. Iniziamo subito a vedere quali film posso scaricarmi. Naturalmente su Netflix si possono aggiungere sulla mia lista, quindi già me ne ero visti un po', però volevo vedere quale mi ero già scaricata. Tipo, ad esempio, alcuni di questi già li ho visti, tipo The Covenant l'ho visto, quindi lo posso eliminare. Questo qui anche l'ho visto, lo posso eliminare. Allora, mi tengo Fast and Furious 7 perché anche sì. Poi Take Me, che è con l'attrice di Orange, lo volevo troppo vedere. E poi andiamo sulla mia lista, che sono tutte queste cose che ho aggiunto, che poi vorrei vedere nel corso del tempo, e vediamo un po' quale posso vedermi. Allora, sicuramente come film voglio scaricarmi questo qui, che si chiama Harriet the Spy, che è un film molto adolescenziale, però scarichiamolo, vedete? E ok. Poi volevo scaricarmi Elektra, che dovrebbe essere carino. Poi ecco, basta, in grandi linee questo. Ce ne sarebbero
tantissimi, tantissimi altri da scaricare, ma sono troppi. E altri preparativi per il viaggio, naturalmente sul Kindle, che è questo. Mi sono già scaricata tutti i libri che comunque vorrei leggere, quindi ecco, quello poco ma sicuro ho già preparato tutto. Adesso aspetto che qua mi si caricano. E intanto è l'una, quindi sto sentendo un certo languorinus. E cosa si va a fare? Si va a tirare fuori il sushi, perché ieri sera io e Giorgio eravamo a casa sole perché i miei sono andati a cena con degli amici e quindi siamo andati a comprare il cinese e giapponese da asporto, ma la maggior parte delle cose sono avanzate naturalmente, e quindi ho detto aspetta, cioè me li tengo per domani a pranzo, e quindi adesso andiamo a tirare fuori il sushi così me lo mangio e vi faccio vedere, perché ieri mi sono mangiata il sushi con il Philadelphia e naturalmente i miei soliti nigiri. E quindi mi ero messa da parte questi, che sono quelli col salmone e l'avocado, e i nigiri, guardate quanto sono belli. E qui abbiamo la pasta, cioè tipo i noodles, non so come si chiamano questi. Comunque questi, insomma, spaghettini qua. E adesso mi accendo la TV e buon appetito. Cibo esaurito. Abbiamo finito tutte le cose che erano avanzate ieri. E sono tornata su perché almeno c'è il mio amico condizionatore che mi dà qualche gioia della vita. Tra l'altro volevo farvi vedere quanto è diventata enorme la mia collezione di Funko Pop. Quando vi feci il video che trovate sul canale, ne avevo tipo 7, una cosa assurda. Adesso saranno tipo 30, perché naturalmente mi sono arrivati tutti insieme quelli che avevo ordinato. Vi faccio una breve panoramica, anche se poi più avanti ve li farò vedere meglio. Ho cercato di dargli anche più o meno un ordine. Qui c'è la fila delle principesse, dietro c'è un'altra fila, quindi sì, saranno una trentina. La collezione si espande sempre di più, I'm so proud! Tra l'altro vediamo se i film che avevo messo a scaricare prima si sono scaricati. Sì, ottimo. Vedete, si sono tutti scaricati quando c'è questo simboletto. Quindi per domani ho libri da leggere e ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 film. Direi che ci siamo. E quindi io direi che siamo a posto. Devo assolutamente ricordarmi il cavo del telefono, perché in macchina tengo un filo di questi qua e uno invece lo tengo qui, quindi metto a caricare anche l'iPad. Metto a caricare il video che prima ho editato con mia sorella, così ce l'ho già pronto, e devo anche iniziare ad editarne un altro. È un casino, ve l'ho già detto, questi giorni è un casino. Quindi io vi lascio, ci risentiamo tra un pochino quando farò le unghie a mia sorella e la valigia, così vi faccio vedere. Allora, guardate un po', stiamo facendo le unghiette a Giorgia e sto limando la bombature, quindi queste sono fatte e questa no. Qui abbiamo tutta l'attrezzatura, la musica. Sono le 4 circa e niente, siamo qui. Giorgia, esplicaci, qual è il colore che hai scelto? Tu dillo, io lo faccio vedere. Eccolo qui. Questo è lo 05, dopo vi faccio vedere il risultato finale, dai. Eccoci ragazzi, unghiette finite. Adesso Giorgio mangerà il gelato che ti ho consigliato. Guarda, apri questo, estrai il cassetto secondo. Ed eccolo qui ragazzi. Questo gelato è la mia nuova droga. E adesso scarta la carta. Carta. Mangiami tutto. Dai, ogni volta è così, io mi so che il vlog. Sì, ma deve essere un'altra parte. È quella col cookies. E sì, mamma mia. Aspettavo a dormire. Oh, ma c'è una foglia qua. No, ragazzi. La rivuoi, muore? Dai, mamma te la mette qua. Guardate che mega pizzico quella bastarda di una zanzara. Sì, io e Gwendy stiamo per iniziare la valigia, ma prima, visto che sono le 8 di sera, perché ho fatto anche le unghiette a mia madre, sto cenando qui tristemente. Mi sono fatta tipo 5 di queste barchette, non so come chiamarle. Philadelphia. Salmone, questo è quello da carpaccio, quindi è tipo sottilissimo. Insalatina, quindi oggi ho mangiato due volte il salmone. Per una a cui non piace il pesce, è molto. E mi stavo guardato un po' uno dei miei cartoni preferiti, Dragon Trainer. Che rivedere questo cartone dopo aver visto Game of Thrones, cioè, non fa una piega perché ci ha azzeccato tutto. Nel mentre, però, non mi sono tenuta con le mani in mano, ma sto facendo la lista delle cose da mettere in valigia, che è una cosa che faccio sempre. Ditemi se la fate anche voi. Io ripeto, per il fatto che sono iper organizzata, non riesco se no
a concentrarmi, a sapere perfettamente quello che devo mettere e soprattutto non scordarmi nulla. Quindi abbiamo Gwenda qua che mi farà da assistente. Tra l'altro dopo devo anche farmi la doccia. E udite udite, guardate cosa mi porto, questi. Perché ho paura di non trovarli poi lì appunto dove andiamo, magari nei supermercati qualcosa. Sono i noodles, quelli istantanei. Sono 250 grammi ma sono tantissimi fatti a noodles. E quindi me li porto perché magari ogni tanto così a pranzo magari me li faccio con le verdure come faccio anche qui. Sei andata a fare passeggiatina ed è tornata. Amore. Oh. Che hai trovato? Hai trovato qualcosa nell'orecchio? Non ho trovato niente. E la valigia, tra l'altro, è quella che mi sono portata anche a Creta. E ve la faccio vedere, anche se, insomma, non so cosa possa cambiarvi. Comunque è questa. Faccio vedere, quella sono io. La valigia mi arriva più o meno un po' più sopra le ginocchia. E appunto adesso devo riempirla bene. Devo anche scegliere cosa mettermi domani per partire. Ma penso di aver già deciso cosa mettermi. Cioè, una cosa proprio super 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 tranquilla, perché non voglio troppi cavoli, bisogna stare tanto tempo sedute, quindi meglio una cosa comoda tipo un vestito, insomma una roba simile. Poi devo prendere tutto quello che riguarda costumi e cose varie, e io ne ho tipo 3, quindi non c'è molto pericolo. Poi devo mettere assolutamente la Reflex, questa qui nuova, la devo chiudere in qualche posto, non perché abbia paura di qualcosa, ma semplicemente perché se la tengo così qua sopra prende polvere, non ha senso. E poi devo decidere cosa tipo super importante che ogni volta mi mette in crisi più dei vestiti è scegliere le scarpe, perché naturalmente vabbè starò lì una settimana, non faremo queste grandissime cose perché si va al mare, insomma quello che è, però naturalmente io volevo portarmi almeno come minimo tipo 3 paia di scarpe, quindi 2 da mettere in valigia, una con cui partirò più un paio di ciabatte. E devo anche organizzarmi con la borsa, che vabbè naturalmente sarà questa qui piccolina che ho preso da Zara, che è piccolina ma entra un sacco di cose. Devo lasciare i documenti della macchina, le chiavi di casa, cominciamo a toglierle sennò poi mi scordo, le chiavi della macchina soprattutto. E poi devo prendere, ecco, una cosa importantissima sempre per il fattore che io ho sempre mal di testa, devo prendere il Buscofen Act, che sarebbe questo qua, e me lo metto dentro a questa pochettina così poi me lo porto se mai dovesse venirmi il mal di testa o qualcosa da prendermi. E nulla, adesso finisco di cenare, mi guardo un altro po' questo e poi sono le 8:30, quindi devo sbrigare, che poi devo anche montare questo vlog, cioè questa è la cosa che mi mette più in crisi di tutte, perché comunque vorrei mettervelo in carica nel mentre che io starò fuori e lì non avrò connessione di nessun tipo se non quella del telefono, e quindi mi verrebbe un po' difficile caricare il video senza connessione. Mi sarebbe tanto piaciuto poterlo editare magari in viaggio domani, invece niente, e vabbè, andata così. Andrò a dormire tardissimo, però vabbè, pace, amen. Devo anche ricordarmi di prendere qualcosa da poter mettere sopra se magari mi prendo qualche insolazione anche in questa vacanza, tipo una maglietta a maniche corte che però non è troppo pesante perché sennò faccio la schiuma. Insomma, vedremo. Adesso mi guardo un po' dentro l'armadio e intanto mi faccio qualche idea. Eccoci qua, scusate il casino più mostruoso. Comunque, qua ho messo i costumi, tutto l'intimo eccetera, e qui ho messo i vestiti. Ne ho portati più del previsto naturalmente perché non si sa mai come mi gira. Poi scarpette, quelle da mare. Qui ho portato 2 paia di scarpe aperte perché poi parto con questi stivaletti che prevedo di fare la schiuma più totale, ma mi piacciono troppo, quindi li devo portare. Qui ho messo tutte le cose per quanto riguarda il bagno e la spazzola. Devo mettere i trucchi, non so come incastrarli, ma penso tipo li appoggerò così. Ho portato questo beauty di NYX, vi faccio molto brevemente vedere. Ci ho buttato così alla rinfusa le cose, i miei soliti palettini, pennelli, li ho buttati così anche se qui c'è il contenitore, però vabbè. Insomma, ho portato tinte labbra, cipria, nessun fondotinta, correttori come se piovesse, mascara, burro cacao colorato, insomma cose un po' miste. Tra l'altro mi sono sbagliata perché al posto di portarmi questa borsa qui, che appunto vi ho fatto vedere prima, devo mettere tutto quanto nello zainetto perché io quando vado al mare sto più comoda
con lo zainettino. Questo qua anche l'avevo preso da Atos, adesso però non c'è più, non lo vendono. E quindi diciamo che più o meno dovrei esserci, non ci sto capendo nulla. Devo ancora farmi la doccia, editare questo vlog e finire di fare l'unghia a mia madre. Sto impazzendo. Tra l'altro sono le, vediamo, prova tangibile di che ore sono. Le 10, ragazzi, sono quasi le 10. E devo ancora fare tutte queste cose, sto impazzendo. Adesso spunto le cose che ho già messo qui nella lista, così mi faccio più o meno mente locale. Con questo vlog invece ci lasciamo qui. È stato molto casalingo, insomma, come al solito. Volevo farvi vedere come si prepara una vera beauty blogger quando bisogna partire, cioè proprio alla rinfusa più totale. Sperando che abbia preso tutto, vi prego, cioè pregate insieme a me. Quindi noi ci vediamo al prossimo vlog. Vi mando un bacio in mezzo.